Ciao a tutti e bentornati su Mobison, io sono Arial ed il video di oggi sarà una guida all'early game, ovvero tutta quella fase di gioco che va da quando premerete play per la prima volta su Summoner's War fino al gigante 10, che è quello step che vi aprirà poi le porte per il mid game, che è anche la parte più interessante e corposa del gioco. La guida si divide in tre parti: i progressi, ovvero come affrontare nel modo più efficiente possibile questa fase di gioco, i runaggi, ovvero come runare i mostri che andrò a consigliarvi, e anche dei consigli generali, per non commettere quegli errori più comuni dei quali potreste poi pentirvi in seguito. Adesso, breve sigla ed iniziamo. La prima cosa di cui avrete bisogno è un team. Il gioco vi mette a disposizione le unità che trovate qua sotto, ma io vi sconsiglio fortemente di investirci perché sono unità un po' debolucce e all'infuori della fase di early game difficilmente riuscirete a trovargli una qualsiasi applicazione. Quello che vi consiglio io invece è puntare sin da subito su delle unità che vi saranno utili anche più avanti ed in altre fasi di gioco. Andiamo a scoprire quali sono queste unità e dove trovarle. Per voi maledetti fortunelli che avete iniziato da poco a giocare, c'è il nuovo sistema di sfide, che è un sistema di quest che permette di entrare in possesso sin da subito di alcune di quelle che sono le unità chiave del gioco. Andiamo a vedere quali sono. Prima di tutto, Shannon, la Wind Pixie, che è un buffer che sarà estremamente utile nelle fasi di early game. Andando avanti ha il difetto di avere un po' pochi HP, quindi sarà difficile buildarla, comunque è sicuramente quanto di meglio riuscirete a trovare all'inizio. L'altra unità importantissima è Bernard. Bernard è un attack bar booster, ovvero aumenta la barra d'attacco del vostro team permettendovi di effettuare più turni, ed ha una splendida abilità che applica ben due debuff fondamentali in un colpo solo, che sono Attack Break e Defense Break. Altre unità rimarchevoli che potete trovare attraverso il sistema di challenge sono Konamiya, o Kona o Konaminchia per gli amici, il Water Garuda, che è un cleanser, ovvero ha la possibilità di rimuovere tutti gli effetti negativi presenti sul vostro team. Ha anche una piccola cura, però non è abbastanza consistente da poterlo definire un vero e proprio healer. Comunque vi sarà sicuramente utile anche nelle fasi avanzate grazie proprio alla sua possibilità di cleanse. L'altra è Colleen. Colleen all'inizio la userete poco, non è un'unità che all'inizio fa la differenza, anche se nelle fasi molto avanzate di gioco, specialmente in raid e nella necropolis, sarà una delle vostre scelte principali, quindi mettetela da parte e ci lavoreremo però in seguito. L'altra unità della quale entrerete in possesso facilmente è Lapis. Lapis vi verrà data una volta completata questa zona, il Monte Sitz. Arrivati in fondo, il gioco vi regalerà Lapis, che sarà il vostro primo 4 stelle. Lapis, parliamo subito del suo difetto principale, è quello di fare pochissimi danni. Per essere un DPS, ovvero un'unità deputata al danno, i suoi danni sono piuttosto risicati. Però ha il grandissimo pregio di avere tutte e tre le abilità che effettuano AoE, ovvero che sono abilità ad area d'effetto che vanno a colpire tutto il team avversario, ed è una delle pochissime unità del gioco che ha questa particolarità. Nonostante però i pochi danni, Lapis si configura come sicuramente una delle migliori scelte che potete avere in early game adesso e sarà un'unità preziosissima. Allora, a questo punto che abbiamo il nostro team, dovremo buildarlo, quindi adesso andiamo a scoprire dove reperire le nostre prime rune e come vestire, come runare questi mob. Allora, ad ogni area dello scenario corrisponde un tipo specifico di runa. Ad esempio, in Garen Forest troveremo, basterà cliccare qui per vederlo, le rune Energy. Nella fase successiva, il Monte Sitz, troveremo le rune Fatal, eccetera. Un'altra cosa importante da capire è che ad ogni step dello scenario corrisponde un tipo specifico di runa che va a inserirsi in un particolare slot. Ad esempio, se cerchiamo una runa Energy nello slot 3 per completare il set, andremo a Garen Forest, dove droppiamo le rune Energy, e farmeremo lo step 3, che è quello che dropperà solo rune per lo slot 3. Questa è una cosa molto importante perché velocizzerà il processo in cui riuscirete a chiudere le build. A questo punto continuate a farmare, non vi resta che cercare le rune giuste per le build che poi vi consiglierò nella fase successiva di questa guida, e livellare i mostri, possibilmente aumentando le loro stellette. Continuate a farmare nello scenario, Monte Sitz, Cabin Ruins, Terrain Forest, andate più avanti possibile, se vi bloccate aumentate un po' le rune, cercate le migliori, fino ad arrivare a Famon Vulcano. Famon Vulcano è la vostra prima tappa. Perché? Perché una volta completato tutto il Famon Vulcano,
il gioco vi darà una scroll light and dark. Le scroll light and dark sono quelle che, come dice il nome, fanno uscire i mostri luce e oscurità. I mostri luce e oscurità sono particolarmente importanti perché generalmente, non è una regola, ma generalmente sono una versione un po' migliorata rispetto alle versioni elementali normali. E quindi cercate di prenderla prima possibile, perché con un po' di fortuna, se vi dovesse uscire un mostro buono, anche a 3 stelle si trovano mostri molto buoni in Light and Dark, potrebbe darvi un sostanziale boost per questa fase di early game. Bene, una volta finito Faimon, possiamo cominciare a dedicarci ai giganti. Quindi andiamo nel Kairos Dungeon, dove ci sono tutti i dungeon, giganti, draghi, però per adesso ci concentreremo solo sul gigante, nella fase di early game non abbiamo bisogno di null'altro. E iniziamo a farmare il gigante. Allora, arrivare fino al gigante numero 4 non dovrebbe essere un problema, perlomeno fino al 3 non dovrebbe assolutamente essere un problema. Magari il 4, essendo fuoco, e la maggior parte del vostro team essendo composta da mostri di vento, potrebbe essere un po' più faticoso, ma comunque si tratta di semplicemente migliorare le rune e soprattutto puntare direttamente al 5, dove appunto abbiamo il vantaggio elementale, avendo un team composto da mostri vento ed essendo il 5 un boss acqua, abbiamo il vantaggio elementale, quindi nel 5 ci concentreremo un po' di più. Anche il passaggio dal 5 al 6 non dovrebbe essere niente di traumatico, dovrebbe essere una cosa abbastanza naturale. Se avete i vostri mostri portati al livello massimo consentito, 3, no, 3 possibilmente 4 stelle, con le rune giuste, portate a più 3 o più 6, dovreste riuscire anche a fare lo step 6 del gigante. A questo punto farmiamo un po' lo step 6 del gigante, ci fermiamo un po' qua per cercare di portare tutti i mostri possibilmente a 4 stelle maxati o qualcuno a 3 stelle maxato, e con le rune giuste negli slot giusti, con delle build un attimino ragionate. A questo punto non dovrebbe essere un problema continuare ad andare avanti nella storia. Torniamo quindi nello scenario e avanziamo da Aiden Forest fino a Chiruka Remains, Chiruka Remains, che è l'ultimo step della storia. Perché dobbiamo completare la storia? Perché una volta finita completeremo una missione che ci garantirà il nostro primo set di rune a 5 stelle, che è preziosissimo. E vi verrà data la possibilità di scegliere tra rune, se non sbaglio, Energy Fatal o Blade. Il mio consiglio è scegliere le rune Energy, perché sono quelle un attimino più flessibili, possono andare su tutti i mostri. Però è una scelta che sta a voi. Magari ad esempio dalla Light and Dark o da una scroll fortunata vi è uscito un mostro fortissimo DPS, potreste voler scegliere le Fatal. Questa è una scelta che dovrete fare voi. A questo punto non vi resta che mettere queste rune che avete scelto nel vostro mob o nei vostri mob. Se avete scelto le energy potete metterle su 3 mob diversi e continuare a farmare giganti. Siamo al 6, continuate a farmare giganti e in questa fase cercate di potenziare i mostri anche e soprattutto a livello di esperienza e stellette. Cercate di portarle possibilmente tutti a 4 stelle, tutti a 4 stelle maxati. Cominciate magari a fare anche qualche 5 stelle se ne avete la possibilità, magari con le nuove challenge adesso è più facile bruciare le tappe ed avere anche qualche 5 stelle un pochino prima rispetto ai tempi in cui abbiamo iniziato noi giocatori di vecchia data. A questo punto il vostro obiettivo sarà puntare al gigante 8. Il gigante 8 è quello che costituisce la soglia finale dell'early game, perché lo step successivo sarà il gigante 10. Il gigante 9 infatti non lo faremo. Nel video in cui parlerò del gigante 10 vi spiegherò, comunque è piuttosto semplice, una volta che sarete in grado di fare bene e avrete farmato piuttosto consistentemente il gigante 8, dal momento che il gigante 9 è fuoco e il vostro team sarà composto principalmente da creature vento, sarà piuttosto difficile farlo, quindi verrà richiesto di farlo una sola volta per passare dall'8 al 10. Come faremo? Cerchiamo di arrivare il più avanti possibile. Se dobbiamo morire dovremo spendere quei 10 cristalli per rinascere. Può darsi che dovrete spendere una ventina di cristalli per superare lo step del gigante 9. Vale la pena rispetto a farsi un team deputato esclusivamente a farsi il gigante 9 per poi passare al 10. Il gigante 9 lo facciamo una volta e passeremo al 10, ma questo è un altro discorso, visto che è già la fase successiva. Passare al 10 è già uscire dalla fase di early game. Adesso parliamo invece di come runare i mostri di cui abbiamo parlato. Allora, premetto sin da subito che le build che vi consiglierò adesso sono build esclusivamente che servono esclusivamente a traghettarvi in questa fase di early game, non sono
set di build definitivi, non è niente di consigliato per i giocatori esperti. Sono build facili da reperire, facili da costruire, che servono per portare i vostri mostri, per permettergli di affrontare al meglio il gigante 8 e magari entrare nel gigante 10. Allora, come funzionano le build? È sicuramente più semplice di quanto possiate immaginare, una volta che avrete capito il meccanismo. Allora, vediamo un esempio. Eccolo qua. Alcuni set di rune hanno bisogno di 4 rune dello stesso tipo per essere efficaci e garantirvi il bonus. Ad esempio le Swift è un 4 set, ovvero ha bisogno di 4 rune per garantire un bonus alla speed del 25%. Altri set invece hanno bisogno di solo 2 rune, ad esempio Accuracy, che ha bisogno di 2 rune per garantire un bonus all'accuracy del 20%. Quindi generalmente, nella maggior parte dei casi, vorremmo avere un set da 4 e un set da 2 sui nostri mostri. In alcune circostanze magari vorremmo mettere 3 set da 2, ma nella maggior parte dei casi, ecco, rimarremo sul 4 più 2. Non è importante in quale slot mettiamo le rune. Ad esempio, non è importante che le rune Swift possono essere in un qualsiasi dei 6 slot. L'importante è che siano 4 per completare il set, che siano nel numero giusto. Importante invece è capire che gli slot 2, 4, 6 sono quelli più importanti, che vanno poi a determinare la build. Ovvero, negli slot 2, 4, 6 avremo dei bonus alle stats unici, che sono nella primary stats. Ovvero, ad esempio, in questa runa la primary stats è speed, dove c'è scritto speed più 39, questa è la statistica principale. Quando troverete delle build, come vi consiglierò adesso, per esempio speed HP HP, vuol dire che speed deve essere nello slot 2, HP nello slot 4, HP nello slot 6. Le altre 3 slot, 1, 3 e 5, sono fissi. Nell'1 avremo sempre attacco flat vuol dire non in percentuale, nello slot 3 avremo sempre difesa flat, nello slot 5 avremo sempre HP flat, per tutti i tipi di rune, per tutte le configurazioni. Quindi per le rune 1, 3, 5 l'importante sono le substat. Nelle slot 2, 4, 6, oltre alle substat, è importante avere la primary stat giusta, quella che stiamo cercando, possibilmente in percentuale, perché le possiamo trovare anche flat. Speed, vabbè, è un'eccezione, la troveremo sempre flat. Però difesa, ad esempio come in questa runa, qui è in percentuale, ma si può trovare anche non in percentuale. All'inizio, nelle prime fasi di gioco, può anche darsi che qualche runa flat vi sia di aiuto. Nelle fasi avanzate le rune flat le prenderete e le butterete direttamente nel cestino senza neanche guardarle. Passiamo adesso a come runare i mostri di cui abbiamo appena parlato. Allora, per Konamiya e Bernard il mio consiglio è Swift Energy con negli slot 2, 4, 6 speed HP HP. Il loro obiettivo principale essendo dei support è quello di non morire, resistere il più possibile, essere veloci e per applicare molti debuff o garantire molte cure al nostro team. Quindi Swift Energy, Speed HP HP. Shennon, che è la Wind Pix, invece dicevamo prima che il suo difetto è avere pochi HP, quindi dovremmo essere un attimino più accorti nella fase di build di Shennon. Quello che consiglio io è vestirla tripla energy HP HP HP, perché rischia altrimenti di morire spesso, e almeno dal mio punto di vista è meglio una Shennon un po' più lenta e viva di una Shennon magari veloce che fa le cose per bene, riesce a applicare dei buff e poi vi muore a metà dello scontro. Quindi il mio consiglio, tripla energy HP HP HP. Cercate magari nelle substats di mettergli un po' di speed. Ah, ecco, mi ero scordato, nelle substat di Konamiya e Bernard cercate sempre di mettere quanta più possibile speed ed HP. Per Konamiya non c'è bisogno di accuracy, di Bernard sì, quindi cercate di raggiungere accuracy, possibilmente il 45%, sarà difficilissimo all'inizio. Se ci riuscite è ottimo, perché per passare dal gigante 8 al gigante 10 avrete bisogno del 45% di accuracy su Bernard. Questo è una cosa molto molto importante. Lapis è un DPS. I DPS generalmente, nella stragrande maggioranza dei casi, in Summoner's War vanno vestiti attacco, crit damage, attacco.
essendo all'inizio sarà molto difficile riuscire a fare una build efficace di questo tipo, perché avrete bisogno di molto crit rate, il crit damage dovrà essere abbastanza alto e contemporaneamente il vostro mostro non dovrà morire. Quindi quello che consiglio io come build iniziale per l'Apis è puntare su una cosa del genere: attacco HP, attacco HP, attacco, attacco HP, HP, attacco, qualcosa del genere, di modo che l'Apis rimanga viva, abbia un po' di bonus ai danni, che tanto non ne farà mai tantissime anche se la dovesse fare in triplo attacco, e soprattutto eviterà di morirvi a metà dello scontro o durante lo scenario mentre farmate. Menzione speciale per un mostro di cui non abbiamo parlato, che è Ramagos. Ramagos è il Wind Warbear, eccolo qua, ed è un mostro essenziale per l'early game. Io non mi stancherò mai di ringraziarlo per quanto mi ha aiutato nelle fasi iniziali del gioco. È un mostro facilissimo da buildare, ha bisogno semplicemente di tonnellate di HP, quindi tripla energy, HP, HP, HP e possibilmente HP in sub, cioè più vita ha, non solo più sarà difficile da uccidere, ovviamente, ma più danni farà, perché Ramagos ha la particolarità di trasformare i danni subiti in danni, quindi meno vita avrà, più sarà potente il suo attacco dell'ultima skill. Vi assicuro che quando avrà tanti HP e avrà subito tanti danni, la terza skill di Ramagos riuscirà quasi a shottare i boss o i giganti, cioè è una cosa spaziale. Quindi Ramagos vi consiglio assolutamente di buildarlo in early game, che vi sarà sicuramente di aiuto. Adesso andiamo a parlare di altri due mostri, dei quali non abbiamo ancora parlato, ne parlerò successivamente come ottenerli, perché questi mostri non li troverete né con le challenge né dalle scroll, a meno che non siate particolarmente fortunati o sfortunati, non lo so, perché comunque sono mostri che si possono ottenere anche gratuitamente, vi spiegherò poi come. Parliamo adesso però di come buildarli. Questi due mostri sono Belladion e Darion. Belladion e Darion sono due mostri luce. Parliamo di Belladion. Belladion è probabilmente il mio mostro preferito, o comunque è nell'Olimpo dei miei 4-5 mostri preferiti. È un healer Belladion e occuperà uno slot essenziale non solo per nel vostro gigante 10, ma in quasi tutti i dungeon all'inizio. È forte anche in PvP, è un ottimo mostro e sono piuttosto sicuro che una volta che avrete Belladion, lo avrete buildato, non ve lo porterete indietro probabilmente per sempre per la vostra esperienza di gioco in Summoner's War. Belladion inizialmente va buildato speed HP HP, e le rune che si confanno di più a Belladion sono Swift ed Energy, oppure Swift e Focus. Per Belladion vale lo stesso discorso che facevamo per Bernard: ha bisogno di molta accuracy, anche qui siamo possibilmente al 45%, perché le sue, oltre alla cura, una bella cura consistente, i suoi punti di forza sono la possibilità di applicare Defense Break e rimuovere effetti positivi dal boss o dal nemico. L'altro mostro di cui potreste aver bisogno in early game è Darion. Darion è un tank puro, quindi generalmente la sua build dovrebbe essere HP, HP, HP o HP, difesa, HP o HP, difesa, difesa. Giocate un po' con questi tre valori. Sicuramente beneficia di più dagli HP rispetto ad altri tank, poiché può convertire, cioè le sue abilità scalano sugli HP, quindi parte, più alti sono gli HP, più danni farà. Non pensate che vestendo Darion HP, HP, HP con 7 miliardi di HP riesca a fare danni consistenti, shottare boss, no. Comunque i moltiplicatori sono molto bassi, però una piccola porzioncina di danni in più magari in una run complessiva riesce a farla vestendolo con più HP. Darion ha la particolarità, oltre alle due skill utilissime che sono, in una mette Defense Break, in una mette Attack Break, riduce del 15% tutto il danno subito dal nostro team e quindi riesce ad abbassare la soglia di quelle che sono le statistiche richieste per completare un determinato step. Facciamo un appunto adesso finale sulle rune, scusate, ovvero come regola generale quando avrete le vostre rune e le vostre build, le rune si dividono in rarità da 1 a 5 stelle, a 6 stelle scusate. Cercate di, non, come regola generale, non upgradare mai a più di più 6 le rune più 3. Generalmente quando passate dal gigante, intorno al gigante 4, 6, già le rune 1 o 2 stelle potete cominciare a dimenticarle. Per quanto riguarda le rune 3 e 4 stelle, o 5 se siete fortunati, le rune 3
non dovrebbero mai essere portate a più di più 6. Le rune 4 stelle non dovrebbero essere mai portate a più di più 9. Solo le rune 5 e 6 stelle meritano di essere portate a più 12 o più 15, ma state attenti, cercate di non farlo subito perché potrebbe essere uno spreco grosso di risorse. Cercate di avere un attimino più di esperienza prima di portare una runa a più 12 o più 15. Cercate, almeno riuscirete a capire se quella runa è davvero meritevole dei soldi che ci state investendo. Ed eccoci alla fase conclusiva della guida, in cui vi fornisco alcuni consigli di carattere generale. Allora, prima di tutto, prendetevi una domenica libera. Il prima possibile prendetevi una domenica libera, non dovrete neanche fare sega a scuola o darvi malati al lavoro, perché appunto è domenica. Perché dicevo domenica? Perché domenica apre il sotterraneo della luce, e lo potete trovare nel Kairos Dungeon, dove sto andando. Nel Kairos Dungeon, eccole qua, ci sono i dungeon elementali. Domenica apre quello della luce. Nel sotterraneo della luce, farmandolo, è possibile trovare i secret dungeon di varie creature della luce. Quelle che state cercando voi sono quelle di cui parlavamo poco fa, ovvero Belladon e Darion. Come funziona? Perché vi dicevo di prendervi la domenica libera? Non per farmare tutto il giorno il dungeon, anche se potrebbe aiutare, ma soprattutto perché quello che vi consiglio io è di camperare la chat. Vi mettete in un canale di quelli più popolati, magari dal... scegliete un canale dal 101 al 106, dove generalmente c'è più gente, e aspettate che compaia la scritta Pinco Pallino ha trovato il dungeon segreto di luce dell'Inugami Luce, che sarebbe Belladion, oppure del Vagabondo Luce, che sarebbe Darion. Vedete come c'è scritto qui? Questo tizio ha trovato la... no. Ora qui nessuno sta trovando Secret Dungeon. Comunque, se vi vedete apparire questa scritta, è il momento di entrare in azione. Scrivete appunto in chat che avete bisogno, gli scrivete a quel giocatore che avete bisogno di entrare nel suo dungeon segreto, se possibilmente può aggiungervi agli amici, magari fate anche un po' scena. Ah, vi prego, mi mancano solo due pezzi di pergamena, sono 3 mesi che ci provo, ah, mi è morto anche il gatto, oggi fate un po' di scena così, magari può funzionare. Se quella persona vi aggiunge, entrate nel suo dungeon, farmatelo il più velocemente possibile dal momento che avete solo un'ora se l'ho appena trovato, e riuscite a portarvi a casa quanti più pezzi possibile di pergamena per evocare quella creatura. Ne serviranno 40. All'inizio sarà un po' lento come processo, però se ve la giocate bene con un po' di fortuna e siete costanti e state dietro alla chat, in un giorno, io perlomeno ce l'ho fatta in un giorno, riuscite a portarvi a casa tutti e due questi mob. Il secondo consiglio che vi do è quello di cominciare sin da subito a buttare un occhio alle fusioni. Molti mostri, come quello che vedete qua sotto, hanno questo simbolino, il che vuol dire che fanno parte di una fusione. Teneteli tutti da parte, perché presto ne avrete bisogno, specialmente quelli che riguardano la fusione di Veromos. Il terzo consiglio che vi do è lo skill up dei mostri. Tutti i mostri di cui abbiamo parlato oggi sono mostri da 2 o 3 stelle, il che vuol dire che sarà piuttosto facile trovare altri mostri come loro da dargli in pasto per aumentarne una skill. Mi raccomando, non date mai, 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 mai Devilmon a mostri da 2 o 3 stelle. I Devilmon sono infatti una risorsa preziosissima in questo gioco. Ne potete ottenere massimo 6 al mese, 4 attraverso i punti arena e 2 se riuscite ad arrivare ai piani rispettivi della Trial of Ascension. Essendo una risorsa così preziosa, vanno usati con estrema parsimonia e sui mostri giusti. Non dateli quindi neanche all'Apis, anche se è il vostro unico 4 stelle al momento, perché presto troverete mostri molto migliori e più meritevoli per i Devilmon. Il consiglio numero 4 riguarda l'arena. Visto che per ora non sarete in grado di competere, mettete pure una difesa food, ovvero composta da mostri di livello 1 o comunque molto deboli, e usate sempre tutti i ticket a vostra disposizione, anche se doveste perdere, perché comunque anche la sconfitta garantisce un punto. I punti arena saranno importantissimi per ottenere il Devilmon settimanale, e successivamente anche per sbloccare quelle strutture che garantiscono un bonus passivo a tutto il vostro team. L'ultimo consiglio riguarda il Magic Shop. Il Magic Shop è questo qua. Nel Magic Shop potete trovare un sacco di cose interessanti, ma inizialmente quello che vi servirà di più saranno gli skill up per creature di livello 2 come Konamiya o Shennon. Ebbene ragazzi, questo per oggi è tutto. Spero che questa guida vi sia stata d'aiuto. Se siete già oltre l'early game, magari consigliatela ai vostri amici che hanno appena iniziato o ai compagni di Gilda che sono un po' più indietro. Ci rivediamo prestissimo qua su Mobizon con nuove ed importanti guide su Summoner's War.